Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Parliamo di Calcio per parlare dei risultati ma anche di quello che è successo fuori, perché vi abbiamo annunciato le dimissioni di Sergio Porrini, mister della Colognese. Andiamo a vedere quello che è successo a Cologno, ma non solo, con Mauro Bernardi, il direttore generale del Mariano, che è qui con noi questa sera. Grazie per essere tornato a trovarci. Grazie a voi, e accanto buonasera a lui, la prima volta ospite da noi, Antonio Guerrisi, bomber della Juve Trezzano. Andremo a vedere anche le sue prodezze, perché li abbiamo quasi tutti i tuoi gol. Finiremo con questa clip. Con me ci sono Daniele e Stefano, attualmente qua in studio. Ciao a tutti. Giulio e Bobo in collegamento. Sembrate due gelatai stasera con quelle due camicie bianche. Potete mettervi d'accordo. Allora, partiamo col primo argomento, che è naturalmente quello che vede il protagonista, l'ex, ormai possiamo dirlo tranquillamente, mister della Colognese. Riassumiamo un attimo i fatti. 15 giorni fa, dopo l'ultima partita casalinga, in casa Colognese c'è stata una piccola bufera, sono state cedute le quote di maggioranza ad Alfredo Scaccia, diventato prima nuovo proprietario e poi anche presidente, imprenditore frosinate, e al momento sembrava che Porrini non fosse riconfermato sulla panchina, ma che al suo posto dovesse arrivare Cecilli. Dopodiché c'è stato una retromarcia della proprietà, che ha confermato Porrini in panchina con al fianco però Cecilli. Al momento Sergio Porrini sembra aver appreso questa cosa positivamente, non sembra che poi questi 15 giorni abbiano dato i frutti sperati. Giulio, cosa è successo? Sì, beh, guarda, per dire in sergono strano, la Colognese questa non un po' da mal de coda, davvero da mal di testa. È più difficile la trama della Colognese, quella di Beautiful. Allora, ieri abbiamo detto dimissioni di Porrini subito nel dopo partita, quindi c'erano ancora lì i giornalisti appunto a aspettare le interviste, e arriva il presidente che annuncia che Porrini si è dimesso e lui ha fatto di tutto per respingere le dimissioni. Porrini invece non ha assolutamente ritrattato e ha confermato le proprie dimissioni, dicendo che la nuova situazione di fatto gli è venuta meno la tranquillità necessaria per continuare, e quindi ha deciso di lasciare appunto l'avventura alla Colognese. Ricordiamo che Porrini era affiancato già in panchina da Cecilli, che era il nuovo allenatore designato dalla nuova proprietà, e Bottoni non ancora, ma attualmente quindi la panchina viene affidata a Cecilli, a Bottoni, che era l'altra figura annunciata da Scaccia appena si era insediato a Cologno. E quindi la telenovela continua tra tanti dubbi e vedremo. Ma si sa chi si siederà sulla panchina domenica della Colognese? Ufficialmente? Ma dovrebbe essere Cecilli, che era appunto il mister che già sedeva con Porrini nelle due giornate in cui appunto Porrini ha avuto questa figura di fianco dopo l'ingresso di Scaccia. Qualche voce odierna, che è però da confermare, parla addirittura di una possibilità che lo stesso presidente possa scendere in panchina, e quindi vedremo un po' gli sviluppi. Senti Federica, una panchina per due era un bel film. Sì, no? Per tre era veramente eccessiva, anche al direttore. Effettivamente. Però io personalmente sono contro queste cose nel calcio, cioè il direttore allenatore è uno, non esiste che siano due. Hai perfettamente ragione, ormai viviamo in un'epoca di pazzi calcisticamente, anche non calcisticamente. Però il rispetto dei ruoli non c'è più la credibilità delle persone, io non riesco più a... Faccio fatica a confrontarmi anche con i miei colleghi direttori sportivi, che io sono direttore sportivo, ma perché inventati, perché ci sono degli yes men, li chiamo, che dicono sempre di sì, quindi non sai mai che figure hanno, si presentano, vanno in panchina, magari portano due sponsor e allora pensano di aver inventato il calcio. Viviamo in un momento di confusione totale. Io devo ammettere che l'ex giocatore della Juventus ha fatto bene a non accettare questa situazione. Bisognerebbe che ognuno di noi, perché molte volte cosa succede? Pur di stare nel calcio si assumono tutti i ruoli. Invece ognuno deve fare il proprio compito, l'allenatore è l'allenatore, il direttore è il direttore, il calciatore è il calciatore. Se non c'è spazio io non accetterei mai una situazione di questo tipo. Ciccio, tu come giocatore, sei uno spogliatoio, come si vive una cosa del genere? Perché non è normale... sai, dice, spogliatoio si chiude e tutte le beghe sono qua, ma anche voi di testa ci siete lì? È vero, perché dopo non sai con chi devi stare, perché due allenatori dopo, chi ti dice una cosa e chi ti dice un'altra,
succederebbe un po' di malumore per tutti. Dopo, se uno ti vorrebbe far giocare e l'altro no, dice allora vado. Lì diventa veramente una cosa allucinante. Adesso vedremo cosa succederà con questa nuova coppia, se i risultati arriveranno. Sta arrivando anche il mercato di dicembre, anzi, io vi ricordo un appuntamento, ve lo ricordo per quel che riguarda la Bergamasca in particolare, perché venerdì 2 dicembre, martedì 6 dicembre e poi ancora venerdì 9 e martedì 13, quindi martedì e venerdì della settimana successiva alle ore 21 apre il calcio mercato di Bergamo, lo snack bar Star Hotel Crystal Palace, dove direttori sportivi, presidenti e eventuali persone del calcio potranno incontrarsi e colloquiare, trovare i giocatori, piazzarne altri e quant'altro. Noi ne daremo comunque conto, poi magari nel venerdì con l'anteprima parliamo di calcio con qualche servizio fatto direttamente sul campo. E andiamo proprio sul campo, andiamo a vedere che cosa è successo. Partiamo naturalmente in onore di Guerrisi dal girone A di Serie D, noi normalmente partiamo dall'altro, dove c'era un derby tutto lombardo, quello che vedeva in campo il Cantù con la Folgore Caratese. Non è andata affatto bene per il Cantù, che ha perso in casa 3-0, il Naviglio giocava in casa con l'Asti ed è finita 1-1 e il Verbano ha perso sul campo della Lavagnese per 2-1. Ma quello che sicuramente fa più notizia è la seconda sconfitta consecutiva del Chieri, che ha perso a Chiavari per 2-1, e anche la scoppola che il Dertuna ha rimediato sul campo del Valle d'Aosta 4-1, Valle d'Aosta che veniva dall'esclusione di Coppa Italia contro il Pontisola e che si è rifatto in campionato. Quindi classifica che vede comunque il Chieri in testa, però il Valle d'Aosta ha una gara in meno, la recupererà quella con l'Acqui e quindi potrebbe virtualmente passare primo in classifica, perché il Chieri è 34 e il Valle d'Aosta è 32, Dertona 29, Naviglio, Trezzano e Novese a 28, Santiai, Chiavari a 27 e poi si spacca un po' la classifica: Acqui, Villa Vernia 22, Folgore, Lavagnese, Verbano a 21, Bogliasco a 20, Borgosese a 19, Pro Imperia 15, Asti 12, Albese 10, Acqua Nera 8, chiudono Cantù e la Scadis con 5 punti. Di solito siete voi ad essere rimontati nel finale di partita. Chissà se fossero finite il 45esimo le vostre partite quanti punti avreste. Ieri invece è successo il contrario. Una volta tanto siete stati voi andare in svantaggio e a rimontare. Sì, sì. È stata una partita un po'... Abbiamo preso gol dopo un minuto. Dopo loro sono rimasti pure in 10 tutto il secondo tempo, però con le partite che la palla non entra... Stai lì a tirare, ma non entrava mai. Alla fine, al 94esimo, un rimpallo in aria, è arrivato il nostro giocatore e l'ha messa dentro. Meno male, perché la sconfitta proprio non ci stava. Già il pareggio... Tra l'altro voi tu dici la palla non entra, ma normalmente nelle vostre partite di gol se ne vengono tanti, perché sì, ci sono 9 gare finite over, cioè con più di 2 gol delle 15 che avete disputate fino ad oggi. Sì, noi ne facciamo e ne subiamo pure qualcuno, perché siamo una squadra che gioca tanto a calcio. Non lanciamo, cerchiamo di giocare, il mister vuole che giochiamo a calcio prima di tutto. Tu l'hai vista dal vivo, ti faccio un nome che tra virgolette è un piacere vedere come nome nuovo, questo Val d'Aosta. Ecco, l'anno scorso una meteora, che l'anno poi l'anno scorso era San Cristoforo, è proprio così nuovo, arrivato... poi, no, ma ti ricordi che poi è crollato in una bordo di sapone, si può dire? Sì, ma si chiama sempre San Cristoforo, sono sempre loro. Sono migliorati, tu l'hai vista dal campo, cioè sono in grado oggi di fare il salto definitivo. Non sai, so, noi quando li abbiamo incontrati abbiamo vinto da loro 3-1. Mi sa che forse era questo uno. Sì, questo qua, 3-1. Il tempismo perfetto del nostro regista. Noi ne abbiamo 9 dei 10 gol che tu hai segnato. Adesso vediamo se li ricordi tutti, penso proprio di sì, almeno di quest'anno. Sì. Questo è il secondo qua, ancora. 1-2, sì, Zidocchi mi ha dato la palla. Ma palla a Zidocchi, 1-2 con Mario. Fa una bella azione sulla sinistra. Bello anche, l'azione del tacco. E io fa. E quindi potenza. Giocano per me. Quindi anticipo. No, dai. No. Comunque ecco, ma è una bella zona. Sì. Amo la Val d'Aosta, ma è in grado secondo te di poter fare un discorso di salto? Sì. Secondo me è una buona squadra. Corrono tantissimo. Mi hanno detto, perché io quando li ho visti la prima giornata non mi avevano impressionato. Infatti ho sentito dei miei amici che ci hanno giocato, corrono tantissimo e stanno facendo bene. Alla fine stanno dando 4 palloni a 1, vincono 3 bene dopo. Non è che è una buona squadra, secondo me. Può fare il salto. Che differenza hai trovato rispetto all'eccellenza l'anno scorso? Te ne dico magari una io. Ci sono tanti nomi, giocatori importanti in attacco che fanno gol. Hai trovato questa, altre differenze? No, vabbè, l'anno scorso c'avevamo un girone di eccellenza, ho fatto veramente bello. C'avevamo noi in Veruno... È come quest'anno, è spaccato il girone, come l'anno scorso che eravamo noi 6 squadre forti
e dopo le altre come quest'anno, l'eccellenza della Serie D, secondo me sono lì, ci sono quelle forti che lottano, è come la stessa cosa secondo me. Direttore, quanto le dispiace vedere il Cantù in fondo alla classifica? È toccato un tasto dolente per me, perché prima sono di Cantù, poi sono insieme ai miei amici Marco Ronchetti, Claudio Pelosi e Ennio Galetti, siamo stati quelli che ha costruito questo Cantù, poi ho preso un'altra strada, però diciamo l'ultima ossatura del Cantù importante l'abbiamo costruita assieme. I nuovi dirigenti hanno fatto una scelta, io non la condivido, però non mi permetto neanche di giudicarla. Tutto basato dal punto di vista, secondo me, economico, quindi va rispettata questa scelta. C'è squadra giovane, anche qua, però voglio sapere, chiedo a voi, perché si fa più male e più bene ai giovani presentare una squadra così. Si potrebbe anche chiedere se si fa più male a un campionato oltre che a loro. Ma più a un campionato, io penso che anche 3-4 giovani bravi che loro hanno in questa situazione li mette in difficoltà, ed era una riflessione che andava fatta verso giugno-luglio. Adesso, anche se stavo dicendo a tuo collega, non tutto è perduto in quel girone lì, perché sappiamo bene che l'acqua nera verrà radiata. Loro sono penultimi, possono giocare tranquillamente i play-out, quindi se si mettono in testa di fare le cose fatte bene, io glielo auguro di cuore. Se invece vogliono continuare sulla strada intrapresa, purtroppo non c'è, come permanenza in Serie D non c'è futuro. 5 punti in 15 partite. Quindi è una media strepitosa. Certo. Ieri 3 senior e 8 under, insomma non è facile fare punti anche per il ragazzo bravo. Ecco. Allora, io meraviglio la regia perché do la pubblicità con un minuto di anticipo e torniamo subito, mi dico assolutamente dire che non posso, no posso, poi lo recupero dopo, ci rivediamo fra pochissimo per continuare a parlare di Serie D. Un gol, forza soltanto un gol. Eccoci qui, io non ho ricordato il numero per mandare i messaggi, ma i vostri messaggi arrivano comunque, 348-288-5880. Per Guerrisi, il Naviglio ha confermato la propria forza, playoff raggiungibili, non c'è un punto di domanda, ce lo metto io, Michele da Milano. Allora, noi siamo partiti per salvarci, dopo adesso siamo lì e vediamo, ci speriamo di andare a fare i playoff, sarebbe una bella cosa per la società, per il presidente, per tutti. Beh, diciamo, abbiamo fatto anche i calcoli che se la quadra veniva radiata voi vi trovate terzi, giusto? Per sì, cui sarebbe sì, già speriamo. Una buona cosa. Allora so che anche Giulio voleva aggiungere qualcosa. Sì, volevo fare una domanda in generale collegandomi appunto all'acqua nera che come sapete verrà probabilmente radiata per iscrizioni false eccetera eccetera, tra l'altro acqua nera che in estate era stata rilevata da un nuovo proprietario che sembrava un po' la tra virgolette salvezza. La domanda che pongo soprattutto a Bernardi, e poi mi ricollego anche a un aspetto che collega anche l'esperienza nella Bergamasca di Guerrisi, che è passato alla Bergamo, alla Fiorente Bergamo. Chi deve fare da garante a questi passaggi di proprietà, spesso rischiosi, che poi rischiano di finire come l'acqua nera? L'amministrazione comunale, è vero, ha molti problemi extracalcistici, ma può fungere da garante a questi passaggi? E rispetto a anni passati, mi viene in mente nella Bergamasca sono falliti inizio anni 2000, Fiorente Bergamo a metà anni 2000, prima Bergamasca Zanica e altre squadre, ai primi problemi queste squadre chiudevano. Adesso invece è diventata abitudine portarsi avanti i debiti in continuazione quasi fosse mal comune mezzo gaudio. Era meglio prima o adesso può avere un attenuante la situazione di andare avanti con i debiti comunque? Bernardi. Rispondo io. Allora, l'amministrazione comunale assolutamente non c'entra niente con le squadre di calcio dilettanti, assolutamente. La Lega deve fare da garante. Se io presento una fiduzione falsa, dove la presento? Nel momento di iscrizione alla Lega. Quindi loro devono accertarsi che la fiduzione non sia falsa. Questo è stato un grave errore commesso dalla Lega Nazionale dilettanti. Su questo non c'è il minimo dubbio. Passiamo al secondo discorso. O usciamo dall'ipocrisia totalmente, o se no noi questa situazione incancrenita ce la portiamo avanti per 10 anni. Bravissimo Mauro. Come fai a gestire un campionato dove ci sono dei rimborsi spesi in nero più alti degli stipendi della Serie C? Dove vai a trovare
il nero, come fai? Allora, perché non si crea una struttura di semiprofessionismo dove viene tutto regolarizzato, dove i giocatori sono più tranquilli, dove c'è più trasparenza? Invece nessuno vuole sentire. Se andiamo avanti di questo passo, le situazioni che hai appena detto si moltiplicheranno. Diciamo perché io sono... se voglio, e Ciccio che è vicino, lo chiamo, sì, sì, lo sa meglio di me, prometto a giugno, a luglio, non c'è niente di scritto. C'è una piccola parte per quanto riguarda la Serie D, in eccellenza non c'è niente. L'unico che viene contrattualizzato in eccellenza è l'allenatore, mentre in Serie D c'è il rimborso a 750 euro al mese, sì, che sappiamo tutti che viene da ridere a nominarlo con le cifre che girano. Allora, questo non dà garanzie a nessuno. Finché non, la Lega non si mette in testa di creare una struttura di semiprofessionismo prima del professionismo, noi andremo a sbattere contro il muro. Mi sembra giovedì, in Gazzetta, ho letto un articolo che uno non sa poi se alla fine se incazzarsi o meno, di Macalli, che era quasi contento, anche tu l'hai visto, quando ha detto, ah ma la Serie C ha grandissimi problemi, chi se ne frega, anticipiamo di un anno la rivoluzione a 60 squadre in Lega Pro italiana. Ma tu il tuo ragionamento è perfetto. Cioè, quindi bisogna aspettarsi i morti per essere contenti così, ok, campionati, riformiamo tranquilli. Penso che sia questione di essere contenti, questione come una necessità. Sì, ma è terribile già arrivare, diciamo, essere sicuri che comunque succederà sicuramente una cosa del genere. A contare i morti è bruttissimo. Assolutamente. No, assolutamente. Diciamo che io dico, io penso in questa maniera. La settimana c'è stato anche il discorso della gara Ratese, che è molto grossi problemi. Adesso la facciamo una bella cosa. Andiamo a vedere cosa è successo di ordine di risultati nel girone B di Serie D. Così poi aggiungiamo alla questione. Potevo non parlarne. Assolutamente, alle varie questioni, anche questa. La gara Ratese che comunque è scesa in campo, sì, con, sì, la prima squadra ieri. Chissà cosa succederà domenica prossima. Allora, Castiglione-Stiligarda, la capolista, ha vinto in casa con l'Olginatese 1-0, mantiene la testa della classifica, anzi allunga, perché la Caronnese ad Arfo non è riuscita ad andare più là dello 0-0. Di Napoli il re Artù ha sbagliato un rigore, ha pareggiato anche l'Udinese a Carpenedolo 1-1, ha pareggiato anche loro la seriata sul campo della Castellana 2-2. Ha vinto il Pontisola Cologno 2-0, Darfo Caronnese appunto 0-0, Fiorenzuola Fidenza 1-0, Galla Ratese propria Cenza 1-1, Gozzano Voghera 0-0, Mappello Bonate Alzano Cene 1-1 e Pizzighettone del Seregno 4-1. La classifica quindi vede il Castiglione in testa 35, la Caronnese a 29, il Mappello a 27, l'Olginatese a 25, Udinese Pizzighettone a 24, Castellana a 23, Voghera a 22, Pro Piacenza a 20, Alzano Cena a 19, Pontisola a 18, Gozzano e Seriata a 17, Darfo a 16, Fidenza e Colognese a 15, Seregno e Galla Ratese a 14, Fiorenzuola a 13, chiude il Carpenedolo a 11 punti. Qui a differenza della classifica del girone A nessuno si sta staccando e già tutta la seconda parte della classifica potrebbe tecnicamente essere nei play-out. Io lascio naturalmente a Stefano il commento. Allora, Davide è sempre con me. Regia, oggi cominci tu. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Se potessi avere 1.000 lire al mese, 1.000 lire, oggi mezzo euro. A Gallarate non c'è neanche questo. La squadra minaccia lo sciopero. A qualcuno i rimborsi non arrivano da 6 mesi agli 8. Il grande mister, tanto di cappello, Enrico Bortolas, sta facendo le nozze con i fichi secchi. Sta tenendo benissimo il gruppo e va avanti così. Intanto 1-1 con il Pro Piacenza, ma la classifica rimane comunque terribile. E nel girone A, già l'abbiamo detto, l'Acqua Nera ne prende 5 in casa, è a rischio radiazione, ma si può andare avanti così? Beh, allora, intanto, parentesi, veniamo al calcio giocato. Ricordate, allunga, accorcia, allunga, accorcia. Oggi il Castiglione allunga ancora, 1-0 grazie a Pace con l'Olginatese, e si va a più 6 sulla Caronnese, solo 0-0 col Darfo. A proposito, oggi vincono solo in 4 con il Castiglione. 3 punti per il Fiorenzuola, Fumasoli nel derby contro il Fidenza, 3 punti per il Pizzighettone che da 0-1 autogol di Goldaniga affossa il povero Seregno di Sgro con gli eurogol di Tacchinardi e Pantaleoni e la doppietta di Mancuso, totale 4-1 e a Seregno all'Arnia Rosso.
ma 3 punti anche per il Pontisola nel derby con la Colognese. 0-2, doppietta di chi? Vitali, l'ex storico, ma non è quello venuto da noi ospite. Non portiamo bene di più. E le altre? Tutte pari. Ma che pareggi! Settimo pari consecutivo per la Rudianese, 1-1 a Carpenedro, Zvektovic e Lorenzi. Quinto pari consecutivo per il Seriate, con Gaburro che si mangia le mani. 0-1 Mosca, 0-2 Marchesi, primo tempo. Secondo tempo, 40esimo, 1-2 Ligarotti, al 94esimo Andreani, 2-2. Nono risultato utile consecutivo per il Mapello di Bolis, con Diop nell'1-1 col derby con Alzano. E infine, 7 spose per 7 fratelli, ricordate? I fantastici 7. Seven, gran thriller con Morgan Freeman. Biancaneve e 7 nani. Insomma, 7. Le squadre che hanno cambiato allenatore, non siamo neanche a dicembre. Gallaratese, Darfo, Seregno, Seriate, Alzano, Carpenedolo e in settimana, yuhu, il Gozzano da Lesina a Bacchin. Ma si può andare avanti così? Aspetta, non è finita! Alle 7 di domenica sera, chi si dimette? Porrini da Cologno. E fanno 8! Chi me lo dice? Bobo via mail. No, mister Porrini, ho già pronto il pezzo. O ti dimetti alle 5 o aspetti. Cioè il pezzo è già pronto col numero 7, non si può andare avanti così. Ti ha rovinato tutto, eh? Ma veramente, cioè... Facciamo un bel applauso. Grazie. Tra l'altro, tu hai ricordato nel tuo pezzo che Vitali era qui 7 giorni fa. Ha segnato in Coppa, doppietta ieri, ma lui non possiamo portare bene perché già segna di suo in assoluto, per cui più di così penso che... Il problema è che è venuto con Solazio prima di venire a Mariano. Sì, è vero, è vero. Mi dispiace, il direttore era proprio qui. Allora, c'è stato un altro cambio di panchina. Ti è sfuggito tu che leggi sempre tutto? Un cambio di panchina, è stato un cambio di panchina scaramantico, nel senso che Piovani ad Arfo non si è seduto in panchina dove normalmente si sedeva, ma ha cambiato, ma non è servito molto perché il Darfo comunque ha raccolto un solo punto e penso che non vinca ormai da 2 mesi. Partiamo con un po' di calcio giocato però, andiamo subito a Castiglione, vediamo quello che è successo fra Castiglione e Olginatese. Ma una partita molto interessante, ben giocata su due fronti, bloccata nel primo tempo, poi si è sbloccata bene nella ripresa. Stelgarda, Castiglione e l'Olginatese giocano agli ordini del signor il direttore del signor Capilungo di Lecce. C'è la prima occasione da parte della squadra ospite, un bel tiro da fuori area di Rossi che impegna Iali, bravo, parata non facile in due tempi. C'è poi un'occasione per la capolista, una bella manovra, Ferretti, Bonomi per Pace, arriva in area, portiere De Madre, bravo a rimanere fermo e si salva di piede. C'è ancora uno schema, punizione dell'Olginatese, Bonaccina, Donghi di testa, la palla è all'indietro, Greco e Longo che smorza il pallone e Iali salva. Nella ripresa il Castiglione parte in attacco alla ricerca del gol, c'è questa occasione con Pace lanciato a rete, il fuorigioco onestamente sembrava non ci fosse e poi abbiamo l'azione importante, Ruffini lancia sulla sinistra per Mor dribbla il difensore, entra in area, c'è il passaggio per Pace, bravo, in scivolata, gol, veramente un bel tiro imparabile. La grande esultanza del giocatore mantovano, la squadra di Mister Crotti è in vantaggio e rischia soltanto su un calcio di punizione di Donghi, ma il portiere è molto bravo e para. E poi succede che ci sono 4 minuti in cui ci viene raccontato che viene espulso Arioli per proteste nel terzo di questi 4 minuti di recupero. Non si capisce poi cosa succede. Non siamo impazziti, ecco. Televisione con il nulla. Perché il discorso nebbia, e poi lo ripiglieremo col giorno C di eccellenza, è stato veramente un discorso che ha creato non poche polemiche. Vedi la sospensione a Villanteri e la mancata sospensione a Sant'Angelo, e non solo. Vabbè, comunque, ma signor Capilungo di Lecce non è abituato alla nebbia, diciamo che lo difendo. Non ci capiva non ci ha visto bene. Questo è quello che è successo a Castiglione, fra Castiglione e Olginatese, il fuorigioco fischiato non c'era, non vi proponiamo le immagini, ma... abbiate fiducia in noi, io ringrazio anche l'ufficio stampa del Castiglione per le immagini. Pace che rientra dopo 3 giornate di squalifica e che torna subito in gol. Volevo chiedere a Guerrisi, è così automatico? Cioè se uno ce l'ha nel sangue sta fermo 3 settimane e poi entra e segna? Sì, ma è supportato pure da una buona squadra. Uno sta fermo
dopo entra c'è una squadra, sono primi, stanno andando alla grande, c'è grandi giocatori, perciò ti danno sempre una mano, te la danno sempre i tuoi compagni a far gol. No, guardando quanti, però non è nei primissimi no. marcatori, quindi... No, però il Castiglione sta appunto facendo fronte a tanti infortuni, anche Girometta, altri attaccanti, sì. Quindi vuol dire che la rosa aveva giocato è praticamente senza attacco, fino ad oggi ha recuperato Pace e penso ci sia fuori ancora anche Luppi. Sì, io ormai lo seguo benissimo questa stagione qua, lo sai. E gli va anche alla grande, che dietro non vincono, ma si mangiano punta a vicenda. Vedi, la lunga corsa, sembra una storia però... che abbiamo già visto. Sì, brava. Sembra una storia che abbiamo già visto. Allora, io leggo velocemente due messaggi e poi lascio la pubblicità. Pice sempre più forte, ora i playoff ci crediamo. Vogue in crisi di identità e risultati. Ieri il direttore generale Troiano, certamente così non si può andare avanti, cercheremo di porre rimedio. Tifosi curva rossonera arrabbiata. Seregno per salvarsi, quanti giocatori bisogna cambiare? Ce lo dice Bobo dopo la pubblicità. Eccoci qui, allora chiede Federico Damma Rudo, vicino dopo Naviglio l'anno prossimo ritorni a Sant'Angelo che saliamo in Lega Nazionale Dilettanti? vediamo, qua io in verità sto veramente bene, società seria, gruppo bellissimo, sto veramente bene, Sant'Angelo è un sogno che ho. Sant'Angelo hanno bisogno di sentirsi dare una buona notizia oggi, no, Sant'Angelo... visto com'è andata ieri. È una piazza bellissima, è una cosa che mi piacerebbe andare a giocare, dico la verità, è un piccolo sogno che se un giorno al direttore riesco... chiedono invece perché non è riuscito a trattenere da Utilia. Ma perché ha messo la famiglia davanti a tutto e quindi una scelta che va rispettata, abbiamo fatto di tutto veramente per cercare di tenerlo, io in primis con presidente, il vicepresidente, ma... La famiglia giustamente viene prima del calcio, e quindi prima dispiace di farlo parecchio. Beh, è una cosa che rende onore a tanti che invece assolutamente, ma è un ragazzo, oltretutto da Utilia è un ex compagno di Inter di Guerrisi qua vicino a me, quindi prima di far dire a Bobo quanti giocatori cambierà il Seregno con l'apertura del mercato del primo di dicembre, andiamo avanti ancora col calcio giocato. Ringraziando l'ufficio stampa dell'Alzanocene, andiamo a vedere quello che è successo fra Mapello Bonate e Alzanocene e ieri nel derby tutto bergamasco. La formazione di casa con Sorti che prova ad andare sul fondo, riesce a riconquistare palla, attenzione e c'è il gol di Diop, fatto il calcio di punizione per il Mapello, battuto, parte un lancio in avanti, Diop cerca di liberarsi di Riva, ora Diop mette in mezzo, pericolo, conclusione poi sul fondo da parte di Sorti. Gojis, ancora Micheletti, finge al centro, ancora Riva, traversone, attenzione, Bonomi, tiro respinto, ancora una conclusione di Leoni, respinta. Colpo di tacco di Bonomi, apertura sulla sinistra, Spampati, conclusione, la respinta. Attenzione intanto, azione gol del Mapello. Bonomi, lancio in avanti, colpo di testa e c'è l'autorete. 1-1. Autorete di Bonfanti per l'1-1 della Zanocene. Prova il lancio, buono per Confalonieri e il portiere riesce a intervenire proprio al limite dell'area. Crotti, attenzione, la palla termina fuori, Confalonieri ha sciupato Antoleoni. Bonomi, Micheletti, Bonomi, Confalonieri, Spampati, il gol di Spampati ma in fuorigioco. Riparte
In avanti, attenzione! Attenzione, palla gol! Palla gol, grande intervento di Speroni. Abbiamo visto le immagini principali di questo derby fra Mapello e Alzano Cene. Mapello che sicuramente, credo che siete tutti d'accordo con me, è una delle squadre più in forma in questo momento e che sta facendo molto bene insieme al Pontisola, che aveva già detto Cesana mercoledì dopo la Coppa, stiamo arrivando, ci ha avuto un po' di tempo ma abbiamo trovato la quadratura del cerchio, se recuperiamo ancora qualche infortunato possiamo dire la nostra, e poi il Pizzighettone che è salito al quinto posto in classifica, ha agganciato l'Udinese, è arrivato anche il messaggio sul Pizzighettone da parte dei vostri spettatori, Pizzi sempre più forte ora ai playoff, ci crediamo, 4-1 al Seregno, vuole intervenire qualcuno dall'altra parte? C'era Bobo, ce l'aveva raccontato del Seregno. Ma guarda, secondo me se dovessi analizzare subito la classifica, Seregno dovrebbero rifare quasi tutta la rosa, già questa settimana hanno tagliato Caprini e Zenga, perciò sono già dei dati ufficiali. Si parla di una trattativa con Sarau, che è un ex compagno di squadra di Ciccio Guerrisi a Naviglio Trezzano, oltre che al Seregno sembra che ci sia anche lo Sterilgarda, anche se oggi pomeriggio da un mio amico ben informato mi ha detto che a Sterilgarda stanno trattando Spampatti e ci potrebbe essere un eventuale taglio di Lupi, ex giocatore della Colognese. Comunque Sgro nel periodo natalizio deve lavorare tanto perché sta facendo veramente veramente fatica, e soprattutto ieri a Pizzighettone si è vista una squadra molto sfilacciata, tecnicamente e tatticamente povera di contenuti di qualità, e soprattutto si è visto anche una squadra dove mentalmente è molto ma molto impaurita dai primi sbagli che possono accadere. E domenica a Seregno arriva lo Sterilgarda, quindi non sarà sicuramente semplice rifarsi o risollevarsi con questa gara. Andiamo a vedere fra poco cosa è successo a Pizzighettone. Prima andiamo a sentire nelle parole di Roberto Marconi, il direttore generale della Zano Cene, un commento a questo punto raccolto dopo diverse sconfitte. Sì, almeno un punticino ci voleva, dopo un brodino dopo quattro scopole. Lo accettiamo volentieri, quindi direi che il risultato, tra l'altro, è quello che si è visto anche in campo, è giusto, perché c'è stato annullato un gol, non ho visto bene perché col sole in faccia, se era fuori gioco o meno, abbiamo avuto un'occasione con Confalonieri per fare 2-1, ma è anche vero che anche loro hanno avuto nel finale un'occasionissima per vincere loro la partita, quindi tutto sommato direi che un pareggio è giusto. Quello che mi conforta è un po' l'atteggiamento della squadra, c'è stato un po' più di animus pugnandi, si è visto qualcosa di meglio rispetto alle precedenti prestazioni. Ecco, dopo 10 minuti sembrava ancora una partita, diciamo, un po' stregata, subito la prima conclusione, subito il gol della squadra avversaria, ma poi nella ripresa partita apertissima finalmente a Zano Cene, che ha dato prova di essere almeno una buona squadra, soprattutto in questa ripresa. Sì, c'è stata una gestione della partita fatta un po' meglio, meno scriteriata rispetto alle prestazioni successive, nonostante ci siano ancora dei problemi, delle situazioni da risolvere, però insomma i ragazzi hanno dimostrato che non sono proprio l'ultima ruota del carro, che la squadra c'è, è un gruppo su cui si può lavorare e vedremo da qui andando avanti di tirar fuori quello che avevamo prima. Ecco, ci sono ancora appunto tante partite, da qui alla fine del campionato c'è ancora tempo per riprendersi, ma soprattutto di ritrovare lo spirito perlomeno delle partite iniziali. Sì, assolutamente, quello che un blackout inspiegabile che c'è stato durante tutto il mese di novembre, meno male che questa con oggi è finito, sì, con il nuovo mese speriamo che la situazione si risolva, è chiaro, ci sono delle cose da sistemare perché se no non saremmo finiti in questa drammatica situazione di 4 sconfitte consecutive, però insomma la squadra c'è, i ragazzi ci credono, la società pure, e vedremo di fare del nostro meglio andando avanti. L'Alzano Cene è un'altra invece delle squadre che era attesa da ben altro campionato, c'è da dire, come ha sottolineato Stefano, non correndo particolarmente quelle davanti, la Udinese per esempio è al quinto posto in classifica e ha fatto 7 pareggi nelle ultime 8 gare, ma ha mantenuto un'ottima posizione in classifica. Possiamo dire, Antonio, che una delle delusioni di questo girone è una tua ex squadra, vale a dire il Voghera? Infatti Voghera si avvicina alla vetta e dopo ha un calo ogni volta.
È un paio di anni che seguo sempre perché mi è rimasto nel cuore, ovvero perché è stato benissimo. Arriva lì a pochi punti e dopo c'è un calo. Io non capisco. Infatti c'è stato un momento che era partita bene, ma ha avuto un calo tutto... C'è Bobo che sa qualcosa del Bobo. Sì, penso, no, io so che brontolavano prima, io non si capiva. Cosa c'è? Non è che è un calo di rimborsi spese? Questo non lo so io. Beh, no. Guarda, per questo argomento penso che ci siano l'80% delle società che è in calo in questo momento, poi magari si ripiglierà con l'arrivo di Babbo Natale. Allora, abbiamo il seregno, possiamo andare a vederlo? Non ancora, facciamo una cosa allora, perché non vorrei perdere troppo tempo, sennò voi poi non mi fate andare avanti e mi tolgo i minuti. Andiamo a vedere il girone B di eccellenza, che cosa è successo, e quando abbiamo pronto il segno poi andiamo a vedere le immagini. Girone B di eccellenza che vede sempre in testa il Villa d'Almè in seguito dal Caravaggio, il Mariano ha pareggiato sul campo della Grumellese, sulla carta non è una partita facile però... La vittoria è sfumata proprio all'ultimo. Il Ciserano con nuovo mister Cefis in panchina è andata a vincere sul campo del San Paolo 2-1. Scanzo che torna alla vittoria col Valcaleppio 2-0. Il Sonda ha battuto la base 2-1. Il Sovere, sorpresa probabilmente di questo campionato, la davamo già per morta dopo le prime tre giornate, ha battuto la Stezzanese 2-0. Gotti ha preso gol dopo 608 minuti di imbattibilità. Trevigliese Ghisalbese 1-0, Villa d'Almè Verdello 1-0, ha vinto il Caravaggio a Vimercate 3-2 ed è finita 1-1 fra Visnova e Arcellasco. Quindi il Villa d'Almè guida la classifica con i suoi 39 punti, segue il Caravaggio 35, il Mariano 27, Scanzo e Sondrio a 24, Trevigliese e Stezzanese 23, Ciserano e Visnova 22, Arcellasco 21 e poi seconda parte della classifica con Grumellese a 15, Sovere a 14, Basa a 13, Ghisalbese a 12, Verdello a 11, Valcaleppi e San Paolo a 9 e chiude appunto le Vimercatese con 8 punti. Mi fanno segno che siamo ok, andiamo a vedere quello che è successo a Pizzighettone, fra Pizzighettone e Seregno. Seregno che dopo i primi 10 minuti di studio passa subito in vantaggio, azione sulla destra di Andrea Gritti, Zingari finta sul sinistro, conclusione con il destro, è assolutamente decisiva la deviazione di Goldaniga con il pallone che si impenna e non dà scampo all'estremo difensore di casa. Pizzighettone 0, Seregno 1, vantaggio a sorpresa dei Brianzoli dopo 10 minuti di gioco, un vantaggio che verrà conservato dagli azzurri di Mister Sgro in maniera molto positiva per i primi 20-25 minuti. Qui ci prova Luca Di Lauri con un gran destro dalla lunga distanza al 23esimo, al termine di un'azione insistita di Zingari sulla bandierina, il pallone che arriva a Gritti, il suo traversone con il colpo di testa di Malaspina, però privo di potenza ma ancor più di precisione. Cresce però il Pizzighettone dopo una prima fase piuttosto abulica, il primo a fondo va a pareggiare, grandissima azione di Pantaleone sulla sinistra, cross arretrato ed è spettacolare la volée di Amedeo Tacchinardi, un grandissimo gol per lui, un destro davvero da incorniciare che finisce direttamente nel 7, non dai scampo in Pagnatiello. Pizzighettone Seregno 1-1 e da lì in poi sarà tanto troppo Pizzighettone anche nella prima frazione di gioco, qui un Pantaleoni scatenato sulla sciabolata di Selvatico, la conclusione però assolutamente da dimenticare chiudendo troppo il sinistro ed ancora Pizzighettone protagonista al 44esimo minuto con una bella discesa di Miftah, la sua conclusione però non può impensierire l'estremo difensore ospite. Termina dunque il primo tempo in parità sull'1-1, nella ripresa sarà praticamente solo Pizzighettone dopo 5 minuti sul cross di Brandi, Pavesi e Mancuso a contatto, la conclusione dell'attaccante bianco-azzurro è vincente ma è viziato da un precedente controllo con il braccio, dunque Pizzighettone che viene annullato un gol, ma dopo 2 minuti si rifà con gli interessi. Pantaleoni, azione ubriacante le sua con la gentile concessione però della difesa azzurra che risulta davvero troppo statica, nessuno va a contrastare il giocatore classe 1991, pregevole il suo esterno destro. Pizzighettone 2, Seregno 1 e gara abbondantemente in discesa per i padroni di casa che si fanno vedere ancora al 25esimo minuto con Miftah, 1 contro 1 con Pavesi che lo porta sull'esterno, il suo destro lontano dallo specchio della porta, ma è un dominio pressoché totale del Pice. Il Seregno che ci prova con Zingari al 28esimo minuto, il suo sinistro ancora una volta deviato con sfera a lato alla sinistra di Bertani, ma sul contropiede al 36esimo minuto è letale la formazione di casa. Miftah fa tutto benissimo, Mancuso al centro tutto solo, non può assolutamente fallire il più comodo dei tap-in. Pizzighettone 3, Seregno 1 ed è game over al comunale di Via De Gasperi perché
il pizzichettone merita ampiamente questi primi tre punti, nonostante il Seregno provi a pungere con una velenosa conclusione dalla distanza di Cataldo Graziano. Quasi nel finale, in due minuti di recupero, Grassi colpisce Mancuso involontariamente, Mancuso che si invola tutto solo davanti a Impagnatiello. Il suo piattone destro è facile ed è assolutamente vincente, cala il poker, la formazione bianca-azzurra. Direi che le immagini parlano da sé, non vogliamo infierire ulteriormente su questa prestazione, lasciamo qualche minuto di spazio alla pubblicità e torniamo per parlare di eccellenza. Un gol, forza soltanto un gol. Riprendiamo dall'eccellenza, abbiamo già dato un'occhiata ai risultati della 14ª giornata per quel che riguarda il girone B, è arrivata l'ottavo successo consecutivo del Villa d'Almè, è arrivata anche l'ennesima vittoria per il Sovere che penso sia la prima volta che è fuori dalla zona play out, ma noi andiamo a Vimercate, si giocava Vimercatese Caravaggio, io chiedo a Giulio di commentare per noi gli highlights dell'incontro. Allora, eccoci, tra l'altro dopo la partita le immagini vi diremo anche un cambio in panchina nel girone B delle ultime ore. Allora, ecco qua, Vimercatese in maglia nera, Caravaggio in maglia rossa, saluti diritti tra i capitani Crippa e Magni, la Vimercatese. Prima azione c'è subito il gol della Vimercatese, Magni riesce ad andare sul fondo, appoggia la palla per Mantellini, bella giocata a girare Locatelli, a trovare il varco poi per darla a Rossi che di sinistro appoggia in rete. Quindi Vimercatese avanti dopo 9 minuti. Ma al 21esimo c'è subito il pareggio del Caravaggio, qua c'è una conclusione di Lazzarini, Pergo vola in corner dal calcio d'angolo sfiora Locatelli di testa e poi la palla arriva sui piedi di Crippa che davanti alla porta può depositare in rete indisturbato. 21esimo quindi Caravaggio 1-1. Al 35esimo tiro cross di Migliorati che prova a sorprendere Pergo ma reattivo poi a rientrare in posizione e ad alzare in corner. Si va sulla ripresa quindi dopo l'1-1 del primo tempo, il Caravaggio ribalta il risultato, punizione di gamba, girata di testa di Capaldo e poi arriva Crippa a depositare, a dare il pallone a Zucchinali che davanti alla porta deposita in rete. Qua c'è una punizione insidiosa, girare di tagliente al 10° della ripresa, al minuto 19 il Caravaggio va sul 3-1. C'è un calcio di rigore che viene sanzionato per un fallo ai danni di tagliente e poi avremo la moviola. Molte proteste da parte della squadra di casa, dal dischetto Tagliente porta sul 3-1 il Caravaggio, sembra partita chiusa ma non sarà così perché il Caravaggio si rilassa e qua c'è il 2-3 con un'azione da mischia, bravo a risolvere Varisco con delle complicità del portiere sulla mancata presa sul calcio d'angolo, quindi Varisco porta sul 2-3, poi qua conclusioni da fuori area di Cavalleri che impegna Merisio in corner. Al minuto 45, clamoroso occasione per la Vimercatese, c'è una punizione lunga di Sessi, portiere anche qua manca l'uscita e sulla linea salva Crippa. E quindi Caravaggio che ha veramente rischiato nel finale, ma porta a casa una bella vittoria, Crippa un po' l'eroe di giornata e tanto rammarico per la Vimercatese che appunto a momenti riesce a pareggiare una gara contro la seconda in classifica. Il direttore stava dicendo noi abbiamo preso gol così, il Caravaggio sì. È riuscito a evitarlo e a salvare la vittoria e voi no. Sì, una palla inattiva, sono scontrati due giocatori nostri e la palla è andata in rete al 90esimo. Diciamo che voi venivate prima della sconfitta di Villa d'Almè da un periodo e da un filotto di risultati utili consecutivi. Prima che venivate voi a Mariano. Poi che vi venissimo noi a Mariano, ma non è proprio tutta colpa nostra. No, è colpa nostra. Perché diciamo che non vi è girata molto bene la fortuna in quell'occasione. Ma fuori lì, un paio di giocatori e... Ma a me parlare di fortuna non piace molto. Abbiamo perso contro una signora squadra innanzitutto. Sicuramente la mancanza di Minghinelli e... avevamo fuori anche Fontana. Il portiere titolare di Fontana per una squadra come la nostra sono assenze importanti, però ce la siamo giocata fino al 45esimo e va bene così per adesso. Il Villa d'Almè è fino ad oggi la squadra migliore che avete incontrato? Sì, il Villa d'Almè è la squadra più forte, la squadra migliore no secondo me, io ho molta stima del mister loro di Astolfi, però ho visto giocare su squadre molto meglio di come ho visto il Villa d'Almè quest'anno a Mariano, parlo dell'Alzano Cena e del Mappello dell'anno scorso, ho visto una squadra un po' ridimensionata da quello che mi avevano descritto, forse perché siamo cresciuti anche noi quindi abbiamo fatto più partita, l'ho vista sotto un'altra ottica, però le squadre allenate da lui mi avevano sempre
impressione, avevo sempre avuto un'impressione migliore rispetto al Villa da me di quest'anno. Anche ieri, come a Mariano, annullato il gol al Pelle, Bomber non sanno quello che fanno, ma non c'era bisogno di annullargli il gol, già a quota 11. Ancora una vittoria ai finali di Coppa Italia, grande mister D'Ossena, ci si riferisce naturalmente alla Sestese. Finale di Coppa Italia, fra l'altro, che è stata anticipata, si giocherà domenica 18 dicembre alle 14.30 sul campo di Sesto San Giovanni, fra Sestese e Caravaggio, appunto, che abbiamo visto in queste immagini. 9 sconfitte, la classifica piange, servono rinforzi per salvarci, soprattutto un difensore più un mediano di una certa esperienza. Vi servirà anche un allenatore, cioè Marino da San Paolo d'Argo, non me lo confermi, giusto Giulio? Perché nell'ultima ora è stato esonerato Giulio Marchetti, che era subentrato, era già il vice mister di Mariani, esonerato a fine ottobre. Sul sostituto ci sono diverse ipotesi, quella più forte è quella di un mister che conosce bene Guerrisi, ossia Eugenio Mismetti, che tra l'altro è stato accostato anche al Ciserano assieme a Cevis. Quindi esonerato Marchetti, una delle ipotesi più forti è quella di Mismetti come sostituto. Poi c'era un messaggio anche per il direttore, me lo sono perso, eccolo qua: grande direttore, la tua squalifica ingiusta non minerà la nostra convinzione di un calcio più pulito, Enrico da Como. Una sola vittoria serve a poco, scanso da rinforzare, altrimenti sarà dura per i playoff. Ricordiamo che lo scanso però è neopromossa, i playoff per ora non sono nei loro obiettivi, e poi se saranno lì a primavera, come dicono tutti, ci penseranno. Grumellese che beffa, dicono. Ma forse è Mariano che beffa qui, raggiunte tempo scaduto, Zenoni non può darci di più, Marco da Grumello. Beh, diciamo che sono arrivati grossi nomi a Grumello ed effettivamente la squadra si è tolta dalla zona calda della classifica. Bisognerà magari lasciare ancora un po' di tempo a Bombardieri, per esempio, che è appena arrivato, oltre che a Zenoni, per ambientarsi, e poi vedremo se la Grumellese... Che cosa state chiacchierando così animatamente voi due lì? Mi sa che Bobo ha capito Bombardini. Bombardini va da qualche altra parte. Anzi, a proposito di Bobo, è arrivato un messaggio da Voghera, dove Alberto, se non sbaglio, scrive: per ora Voghera il problema non sono i rimborsi. Così, no, almeno... al contrario, c'è scritto i problemi sono i rimborsi. No, rileggilo bene, secondo me i problemi non sono i rimborsi. Comunque poi continuiamo la nostra diatriba più avanti. Allora noi andiamo avanti invece con le interviste raccolte nel dopopartita. Partiamo da Emanuele Finazzi, le mister del Caravaggio, e ringrazio la Moviola, è vero, scusate, prima andiamo a vedere la Moviola, è vero, sul rigore concesso al Caravaggio. Io chiedo a Daniele di commentarla per noi. Sì, magari lasciamo Giulio che spiega bene l'azione. C'è Tagliente in area che cade a contatto col difensore, gli mette la mano sulla spalla, qualcuno gli spara dalla tribuna e il colpo va a segno, perché questo non è mai rigore perché ha giocato a calcio, secondo me. Guardi, sei d'accordo, non è mai... l'arbitro è a un metro e mezzo, non ha mai giocato a calcio uno che dà un rigore del genere. Puoi anche mandarlo col paese, non ci offendiamo. Però ogni tanto si è messo bene lui tra il pallone e l'avversario. Sì, no, però questo, adesso, sì. Onestamente... Boh, da qua non vedo bene se gli prende il piede... No, perché... secondo me ha sentito la mano appoggiare e giustamente l'attaccante... Secondo me gli prende il piede. Secondo me gli prende il piede. Io d'accordo, penso con me, lui sente la manina e si tuffa. Ma secondo me gli prende pure un po' il piede, secondo me. Ma Guido parla. Anche secondo me prende il piede da dietro. Sì, poi che uno con la sua stazza potesse stare in piedi è un altro discorso. Sì, non si capisce se prende anche il piede perché c'è il giocatore davanti. Sicuramente se vedete però... Tagliente di esperienza rallenta, appena sente il giocatore vicino. Vabbè, e quindi prendi tutta la spinta e poi appena la mia spinta di sicuro da sola non avrebbe fatto cadere Tagliente, lui poi cade a terra. Secondo me è un rigore cercato. È un giovane. Sì, sì. Bravo, Guido. Malignamente il direttore diceva: quello che ha fatto fare deve essere un giovane, davanti un marpione, per cui ci sta. Bravo, allora, Guido, guarda, Guido rallente, vero? Andiamo a vedere le interviste. Io ringrazio Ivan Filannino di Sprint Sport, con cui collaboriamo non solo con questa trasmissione ma anche con un'altra trasmissione sul calcio giovanile, che poi vi ricorderemo, nell'intervista del dopopartita con Emanuele Finazzi. Dopo l'accesso alla semifinale, alla finale di Coppa Italia, altri 3 punti importanti per il proseguire il campionato? Sì, direi di sì, sapevamo che era difficile oggi riuscire a recuperare le energie mentali dopo un passaggio di turno così importante, era difficile. Contro una squadra che doveva per forza fare i punti perché la classifica purtroppo dice che sono ultimi, oggi il campo dice che però non dovrebbero essere ultimi, hanno fatto una buona partita anche loro, noi siamo stati bravi a riuscire a recuperarla, poi andati sul 3-1 credevo che la partita fosse un po' più facile onestamente. Ce la siamo ricomplicata sul 3-2, poi abbiamo sofferto, però abbiamo credo vinto meritatamente.
Mi sono fatto un po' di turnover, è soddisfatto degli innesti dell'inizio partita. Ma più che un turnover è stata una scelta un po' dettata anche dalle condizioni fisiche. Sì, sono contento dei ragazzi, chi ha giocato ha fatto la sua partita. Come tutto l'anno che la squadra si comporta molto bene, sono molto soddisfatto. È evidente che la strada è ancora lunga, però se la strada è questa siamo messi molto bene. Sentiamo anche Torriani, mister Lavimercatese, naturalmente non soddisfatto al termine della gara. Oggi direi che i rimpianti sono parecchi, probabilmente. Sì, analizzando brevemente la partita, i ragazzi, perché si tratta proprio di ragazzi, noi siamo una squadra giovane che non ha paura di schierare più quote giovani, oggi avrebbero meritato qualcosa di più. Purtroppo succede qualcosa qui a Vimercate, non è la prima volta che dove non puoi analizzare, oggi non posso analizzare niente dal punto di vista come errori di squadra e a livello individuale. Sono degli episodi che spesso paghiamo noi, per cui niente, il Caravaggio non ha rubato nulla, ha raccolto tutto quello che è riuscito a creare, noi siamo stati bravi a non dargli opportunità, a non dare opportunità, tant'è che i tre gol vengono tutti da palle da fermo. E che altro, noi dovremmo continuare su questo cliché, certo che i continui episodi negativi ci fanno trovare adesso in questa posizione, che credo oggi abbiamo dimostrato di non meritare. Questo è quello che è successo a Vimercate, fa Vimercatese Caravaggio. Cefis, dopo l'esordio in Coppa Italia, amaro perché il Cisano ha perso a Caravaggio, il Caravaggio è approdato in finale, è riuscito ad andare a vincere ieri appunto sul campo del San Paolo con relativo esonero del mister oggi. Prima vittoria quindi per Cefis, che ricordiamo era stato uno dei nostri ospiti del venerdì sera. Lui, Sporchi, che ha già trovato panchina, venerdì avevamo Diego Abbiati, anche se la panchina non la cerca perché ce l'ha già, poi vi diremo anche dov'è. È tornato a vincere dopo due gare, anzi dopo un punto in due gare, anche il Sondrio, e invece l'abbiamo ricordato nel leggendo i risultati, il portiere della Stezzanese che accumula minuti di imbattibilità su minuti di imbattibilità, aveva cominciato l'anno in un certo modo, poi ha preso gol, adesso 605 minuti e doppietta Stezzanese, comunque di gol in 14 partite ne ha presi solamente 8. Non è assolutamente un giovane, ottimo direttore. Adesso la faremo una puntata sui giovani, così la polemica qui impazzerà. Allora, passiamo al girone C, perché qui di polemiche non sui giovani ma sulla nebbia ne partiranno a iosa. Andiamo a vedere velocemente i risultati, perché c'è stata la prima sconfitta del Sant'Angelo in campionato, che ha perso sul proprio campo per mano del Castelluccio, penultima in classifica, 1-0 ha vinto. Il San Colombano ha vinto col Sarnico 2-1, poi Desenzano Rigamonti 1-1, così come Nuova Vedolese C di Verghe. Hanno pareggiato 0-0 dell'Ese Valle Camonica, ha vinto il Palazzolo a Crema 1-0, ha vinto anche l'Orsa Corte Franca a Codogno 2-1 e con lo stesso risultato anche l'Aurora Travagliato a Chiari 2-1. Non si è giocata, non è vero, è stata sospesa Villanterio oltre Po per la nebbia. Qui la sospensione c'è stata e poi ci racconterà anche il direttore del Villanterio come sono andate le cose. Noi adesso lasciamo qualche minuto di spazio alla pubblicità, ci ritroviamo fra pochissimo. Un gol, forza soltanto un gol. Eccoci qui, abbiamo visto i risultati del girone C di eccellenza, dovremmo anche avere in linea Virginio Clerici, il direttore generale del Villanterio, mi sente? La sento, buonasera. Direttore, buonasera. Allora, buonasera, è impazzata la polemica sulle interruzioni concesse o meno, che riguardano questo girone in particolare, ma non solo. Noi abbiamo visto le immagini della gara fra Castiglione e Olginatese, dove a un certo punto non si capiva cosa stava succedendo, si sentivano solo le voci perché praticamente lo schermo era bianco. A Villanterio ieri cosa è successo? Ma guardi, a parte che la sento piuttosto male, piuttosto lontana, spero che lei mi senta meglio. Noi la sento benissimo. Ecco, adesso la sento meglio. Ma è successo che è stata sospesa una partita al 29esimo del secondo tempo, sul risultato del 4-2 per il Villanterio. Ma al di là di quello che è stato, diciamo, la sospensione, la situazione un po' anomala è stata che dall'inizio del secondo tempo la visibilità era uguale a quando è successo poi la sospensione, quindi la nostra perplessità è stata come mai la partita, che dal primo minuto del secondo tempo è andata regolarmente, cioè è stata giocata
diciamo regolarmente, o perlomeno con diciamo il benestare dell'arbitro, nel quale poi tra l'altro in questa frazione di tempo sono stati segnati 3 gol, perché sono stati segnati 2 gol dall'Oltrepò e il 4-1. Prego? Li hanno visti i gol? Ma i gol sono stati visti, allora, per onestà devo dire che nel secondo tempo si vedeva molto poco. Ecco perché il discorso mio parte dal fatto che se la partita doveva essere sospesa, al di là sempre del rammarico, perché a fine primo tempo il Villanterio vinceva 3-0, ma comunque sarebbe stata più accettabile o più giustificabile una sospensione dopo 5 minuti dell'inizio del secondo tempo, perché ribadisco la visibilità era pari a quando è stata sospesa la partita. Quello che dobbiamo precisare è che in questo caso voi dovete ripetere la partita, giusto? Sì, noi dobbiamo ripetere la partita, perché non è come nei professionisti, si riparte dallo 0-0, quindi la partita, al di là di ammonizioni ed eventuali espulsioni, praticamente deve essere ripetuta. Una cosa che oltretutto devo dire è stata un po' una cosa che mi ha fatto anche un po' così, che mi ha lasciato molto perplesso, è che a un certo punto, quando l'arbitro ha chiamato i capitani, sembrava che da parte dell'Oltrepò ci fosse la volontà di finire la partita, ma secondo me perché molti di loro pensavano che la partita doveva essere ripresa col risultato acquisito e con gli ultimi 15 diciamo, minuti da giocare. 16 minuti. Poi probabilmente si è sparsa la voce e allora alcuni giocatori dell'Oltrepò hanno fatto marcia indietro dicendo che non ci si vedeva, dicendo che per loro la partita era irregolare. Questa è un'altra cosa, devo dire, che non mi è piaciuta molto, perché è sembrata un pochino una cosa molto molto strana. Ribadisco comunque che la visibilità a onor del vero era sicuramente molto 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 precaria, però quello che non ho capito è come mai per mezz'ora si è giocato e poi improvvisamente si è deciso di non giocare più. Ecco, purtroppo questo è una delle cose che viene lasciata al libero arbitro dell'arbitro, così come concedere o meno un rigore, e quindi anche qui bisognerebbe chiedere all'arbitro come mai non ha sospeso la partita prima e non ha fatto riprendere il secondo tempo. Questa è la domanda che ci siamo fatti, ribadisco, poi rammarico. Il rammarico da parte nostra c'è, però poi alla fine ci dobbiamo rimettere a quelle che sono le decisioni arbitrali. Non è stata una cosa molto molto chiara, come non è stato chiaro lo svolgimento della partita. Ecco, se posso fare questa battuta. Ok, grazie dell'intervento, in bocca al lupo per il recupero comunque per il resto del campionato. Grazie a voi, grazie a voi, buona serata, arrivederci. Questo è quello che è successo appunto a Villanterio, che non è successo invece. Quanti chilometri ci sono a Villanterio e Sant'Angelo? 2 praticamente, due campo, campo 2, sì. Okay. Cioè, come stadi? Però 4 o 5 la distanza. 4 o 5, un po' di più sì. Da un punto di vista. Avrei chiesto al direttore cosa che non ha fatto Sant'Angelo l'arbitro, se da lui hanno fatto il famoso porta a porta, che non è Bruno Vespa, ma è praticamente l'arbitro che dovrebbe andare alla porta come linea e vedere l'altra porta. Non glielo puoi chiedere, non è in linea, quindi non comunque, si può chiedere. A me è successo un caso analogo 2 anni fa. Noi giocavamo a Verano. La Caratese giocava di fianco. No. Sì. No. Partita che noi abbiamo vinto 1-0. Di là, oltretutto, c'era un mio amico che allenava la base contro la Caratese, vinceva 1-0. Noi l'abbiamo finita e loro l'hanno sospesa. Questa è l'Italia, questa. Quindi con la tribuna era praticamente quella. Era eravamo di sì, 2 anni fa. E infatti le lamentele che arrivano da Sant'Angelo, che non sono proprio comunque del mister, che invece ha detto quello che doveva dire sulla prestazione dei suoi ragazzi, è stato appunto che la visibilità era veramente bassa per poter poi giocare questo ultimo quarto d'ora, che poteva essere importante, perché comunque il Sant'Angelo era sotto solo di un gol. Invece vediamo cosa è successo a proposito di portar bene. Siamo venuti a Mariana, abbiamo interrotto la vostra serie positiva, ma abbiamo interrotto la serie positiva anche del Crema, perché Bobo e Stefano sono andati a Crema, giusto, domenica. Michetti era molto felice di vedervi. Il Crema ha perso in casa col Palazzolo 1-0 e andiamo a vedere cosa è successo. Ci ha visto un gran gol, godetevelo. L'arbitro dà il via alle ostilità. Attenzione, in questo momento il Palazzolo, Campana riesce un po' a deviare un'azione personale del numero 11 Chiari. Attenzione intanto Gullit da solo, Gullit, bellissimo intervento di Campana in risposta.
In questo momento c'è Vaccari che batte una munizione sulla sinistra. Palla messa in mezzo e spizzicata di testa dal numero 7 del Crema Pagano. Schiavini, calcio d'angolo, vediamo un attimino. Interviene il portiere Spinelli, alto. Attenzione ancora Farina, lanciato Farina. Farina in area, purtroppo si allunga la palla e Goffi riesce ad anticiparlo. In questo momento c'è il Crema, profondità, palla su Farina che manca l'aggancio per il tappi vincente, la palla finisce in fondo. Ricorderete che Vialli ha cominciato la sua carriera nella Cremonese. Intanto attenzione Gullit, Gullit, forse la prima vera occasione davanti alla porta di Campana. Beh, c'è anche da considerare adesso il discorso dell'inverno alle porte e Gullit ha provato con questa conclusione. Lozio a cercare a destra Spinelli. Spinelli cambia gioco totalmente alla parte opposta, attenzione sponda, attenzione grandissimo su Farina Goffi, contropiede, attenzione pericoloso con Giordano, palla per Capoferri, intelligente questa iniziativa, l'apertura era buonissima. Ora Vaccari cambia tutto il gioco, arriva la palla a Spinelli, messo a terra, bravissimo dribbling ad entrare, entra in aria, attenzione e sbaglia tutto, l'ultimo tocco, però qua sotto la tribuna forse c'è qualcuno che ha urlato al calcio di rigore. Ora è Farina ancora da solo. Attenzione, Farina atterrato. E qui c'è il giallo, qua c'è il giallo, qua c'è il giallo, qua c'è il giallo, qua c'è il giallo. E il giallo c'è, e il giallo c'è. Attenzione intanto, grande! Campana a mettere fuori questo pallone. Dialoga bellissimo con Giordano e di nuovo Campana a dire di no. Crema Palazzolo 0-0 ed è ancora, attenzione, Oberti, Oberti traversa, tong di Giordano, vediamo se lo 0-0 qualcuno delle due riesce finalmente a violarlo. Gullit, Gullit, palla Giordano, 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 Giordano atterrato in aria, nessun bresciano da quelle parti, si lotta ancora, attenzione numero 18 Picariello, rovesciata, rete! Che gol, signori! Giordano! Che gol! 42esimo rovesciato di Giordano, rete! Crema 0, Palazzolo 1! Un colpo eccezionale, mamma mia che gol! Qui c'era qualcuno che aveva una faccia strana, perché il gol, il gesto atletico, allora, è encomiabile, effettivamente. C'era a fine partita il discorso, se era più, tra virgolette, da lodare. Beh, il gesto atletico da lodare, assolutamente. O l'ingenuità. Se il portiere fosse stato al suo posto, probabilmente quella palla non entrava. Comunque noi partiamo con le interviste, partiamo dal mister vincente, vale a dire Torchio. Giordano, 1-0, due minuti alla fine. Meriti del giocatore o demeriti, come ha detto il mister del Crema, del portiere? Ma in questo caso credo sia giusto evidenziare la giocata del nostro giocatore e quindi secondo me è giusto dar merito alla grande giocata di Giordano. Poi sinceramente non so se ci siano delle colpe da parte del loro portiere, però credo sia giusto evidenziare la giocata balistica del nostro attaccante. I risultati vengono decisi da una giocata di questo tipo che sfuggono proprio da ogni schema. Credo che è stata una partita combattuta, ma credo anche che noi abbiamo legittimato la vittoria con una traversa, due salvataggi sulla linea, quindi vedo occasioni importanti. Noi la settimana scorsa siamo stati recuperati al 50esimo del secondo tempo su una disattenzione clamorosa. E forse oggi è girata un po' bene, ma è girata un po' bene solo per come siamo riusciti a trovare il gol. Però credo di non che la vittoria sia comunque legittima, visto la prestazione che abbiamo messo in campo. Sant'Angelo sconfitto in casa dalla penultima classifica dopo il cambio di mister. Risultato stranissimo. Potrebbe pregiudicare eventualmente, come tutti dicono gli addetti del settore, la vittoria finale della squadra varesina. Mi dici della sconfitta del Sant'Angelo e ovviamente un po' lascia sorpresi, ma non fino in fondo, perché ogni domenica ci sono risultati che uno guarda il calendario e magari dà per scontato dei risultati e a fine partita vieni puntualmente smentito.
E quindi ci sta che il Sant'Angelo perda con una squadra in fondo alla classifica, anche se il nostro obiettivo non è assolutamente guardare il Sant'Angelo. Per noi è fuori portata, come credo per tutti, nel senso un passo falso ci può anche stare. Tu giustamente, Bobo, hai chiesto a mister Torchio un parere su questo risultato strano con la sconfitta del Sant'Angelo in casa con la penultima in classifica. E se lo sono chiesti anche i giornali del Bresciano, forse perché tutte le bresciane sono inserite in questo girone, che hanno dedicato al risultato, che non riguardava minimamente una squadra bresciana, un pezzettino sul giornale di Brescia, dove si dice: chissà se il primo KO dei Rossoni, di cui faccio arrabbiare i tifosi del Sant'Angelo, non abbia qualcosa a che fare con i rumors degli ultimi giorni. Da più parti, infatti, si dice che la società lodigiana attraversa un momento di crisi economica. Cosa devo dire? Non so, di quello che vuoi, commenta. Ma guarda, secondo me questi rumors non esistono, anche perché ti posso dire tranquillamente che venerdì sera, durante una festa che hanno organizzato a Sant'Angelo, i rimborsi spese sono stati pagati tutti. Certo, sai, quando si ha paura di... Tu vai anche alle feste organizzate da Sant'Angelo? No, altre feste vado io. Ah, ok. E come si chiama? Sai, quando una squadra domina il campionato si cerca sempre di trovare il pelo nell'uomo per eventuale mettere crisi nell'ambiente che c'è intorno a Sant'Angelo. Non penso, perché la squadra costruita non può essere stata costruita così, pensando che possono arrivare eventualmente delle problematiche economiche. Il periodo non è dei migliori e lo stavamo dicendo anche inizio di trasmissione con il direttore generale. Però quando una società costruisce una squadra di questa entità, se non ha fatto i conti giusti, secondo me, allora si può fare un discorso del genere. Però conoscendo mister Cortellazzi, che ha avuto delle esperienze negative precedentemente, non penso che vada a prendere una situazione analoga a quella di 2 anni fa. Allora, noi abbiamo lanciato il sasso, adesso vediamo se ci torna indietro. Lasciamo qualche minuto di spazio alla pubblicità, poi andiamo a leggere i messaggi dei nostri telespettatori. Un gol, forza soltanto un gol. Un gol, forza soltanto un gol. Ci ha avuto pochissimo per scatenare il putiferio. Allora, Beppe Davidardo. Le bresciane hanno paura di noi, il Sant'Angelo non ha problemi di soldi, Sant'Angelo in Serie D. Mister Tolotti, Castellucchio, dopo la vittoria farsa Sant'Angelo, ci spieghi quali sono i poteri forti bresciani? Io vorrei dire Rodolfo da Sant'Angelo che Mister Tolotti e il Castellucchio non c'entrano niente in tutta questa storia. Se l'arbitro non ha sospeso la partita, loro il loro gol l'avevano assegnato. No, perché è successo un fatto sulla cronaca di Lodi. Ah, dimmi. Dove in pratica, allora, mister Ivano Tolotti dice al giornalista che tranquillamente con questa nebbia era, secondo me, possibile giocare. Il giornalista, che posso anche dirlo, Matteo Talpo, che si firma tranquillamente, lui dice: peccato che poco dopo, in colloqui informali nei paraggi dei spogliatoi, Tolotti si è lasciato sfuggire esattamente il contrario. Lì però è umano. Ieri a Sant'Angelo nel secondo tempo il guardaline chiama l'arbitro: non vedo il Paolo della porta e non vedeva la luce verticale. Ma allora, visto che l'SMS l'ha trascritto Bobo, io naturalmente non ci capisco mai nulla quando lo scrive lui, e visto che questo signore ha pure telefonato, giusto? Così ci spieghi cosa è successo. Così sembra che sia un analfabeta. Sì, ma sarà, però guarda, poi grazie, ti faccio rileggere. Federica. Niente, è successo questo, mi ha telefonato un tifoso del Sant'Angelo in diretta, e essendo lui un ex arbitro ha detto che la scena è stata questa: l'arbitro si è avvicinato al guardaline sotto la tribuna e questo qua gli ha detto: guarda che io non vedo assolutamente niente, soprattutto nella mia linea verticale. Allora l'arbitro ha preso, è andato dal guardialine sotto la tifoseria del Sant'Angelo e questo qua, a detta di questa persona, sembrerebbe che abbia fermato il guardialine: io riesco a vedere qualcosina ma non del tutto. E allora l'arbitro ha preso la decisione di proseguire, ma avendolo detto anche in precedenza che l'arbitro deve andare da porta a porta per controllare la visibilità, perché secondo me o sono degli incapaci guardialine o è lui che è un incapace. Beh, ma la scelta, Bobo, non è lasciata al guardaline, è solo responsabilità dell'arbitro, dice il regolamento. Allora, l'arbitro è incapace. Il guardaline può dire quello che vuole, è l'arbitro che decide. Voglio andare dell'incapace a qualcun altro, non lo so. Io devo andare, giusto, Daniele, alla linea di porta e vedere l'altro, giusto. Il regolamento, guardaline non c'entra niente, può dire quello che vuole. No, perché l'arbitro non l'ha fatto. Magari lui ci vedeva bene e vedeva. No, allora, però... Però vedi, ma a Sant'Angelo Filanterio mandano 2 arbitri con 10 decimi di vista. Beh, l'ha detto il direttore, cioè, carate,
Folgore, Verano, cioè praticamente c'è un muro che divide i due campi, una partita sospesa e l'altra no, per cui vedete che ognuno ha i suoi metri di giudizio. È andata così, vedremo come andrà la prossima. Siamo troppo in ritardo, gliela fai dopo la domanda. Grazie. Andiamo prima a vedere, così chiudiamo il discorso delle interviste del dopo Crema, Claudio Nichetti e Paolo Zadda, giocatore del Crema. Tra un gol spettacolare di Giordano e un infortunio di Campana ha interrotto la serie positiva del Crema. Vabbè, niente, secondo me è stata una bella gara giocata a viso aperto, potevano far gol loro, potevano farlo noi, perché il suo portiere ha fatto due miracoli, uno su Farina coi piedi, uno di testa. Peccato, perché secondo noi il pareggio era più giusto. Per noi un pareggio contro il Palazzolo era come una vittoria, perché non scordiamoci che il Crema punta alla salvezza, anche se arrivavamo da quattro vittorie consecutive. Comunque niente, può capitare. Campana dalle domeniche ha salvato il risultato, oggi probabilmente ha valutato male, niente, rimbocchiamoci le maniche e andiamo. Purtroppo noi abbiamo una rosa abbastanza cortina, penso di ricambi. Questi ragazzi qua è da agosto che stanno giocando tra Coppa Italia e tutto, e loro hanno messo dentro dei giocatori, e forse probabilmente la differenza è stata quella. Comunque niente, non dobbiamo allarmarci, perché secondo me abbiamo fatto la nostra bella figura oggi anche col Palazzolo, che penso che in fase offensiva sia una squadra molto forte. In sede di mercato, dopo questa tua affermazione, la società inserirà qualche giocatore nuovo oppure l'organico rimarrà tale? Ma la società lo sa, io ho già detto quello che secondo me manca. Se arriveranno sono contento, se non arriveranno cercheremo di salvarci con questo gruppo, e se riusciremo penso che sia un miracolo, ecco. Paolo, certo, che beffa, a parte un gran gol, però fa male tre punti lasciarli in questo modo. Sì, purtroppo sì, perché era una partita, è stata bellissima, penso che chi l'ha vista, è stata combattutissima. Stava nell'aria che secondo me il primo che segnasse vinceva la partita. Non è stato così fino al 90esimo, dove ogni quarto d'ora spingeva più il Palazzolo, dopo ci siamo fatti in avanti noi. Tante occasioni oggi, però bella la partita, peccato quel gol lì alla fine. Gesto tecnico bellissimo. Poi giustamente magari anche il portiere non se l'aspettava, perché la partita è anche finita, non ti aspetti magari un po' più attenzione, però vabbè, ci sta, perché comunque alla fine anche noi domenica scorsa dall'1-1 abbiamo fatto gol dopo un minuto su punizione, però calcio è questo, soprattutto in eccellenza. Chiudiamo con Domenico Giordano, autore della rete che ha regalato al Palazzo la vittoria. Ricordo anche che poi alle 22.30 sul canale 630 Video Star Sport potrete vedere la gara per intero. Domenico, allora dalla fine partiamo, raccontaci quel gol. Prima vai vicinissimo e ha preso in pieno il palo, dopo ti viene in mente di fare una cosa che se uno non ce l'ha nel cuore non può fare una rovesciata così. Sì, sono cose che ti vengono. Le pensi, ci provi, ti vengono, succede magari una, due volte, è difficile, ci ho provato, è riuscito e abbiamo vinto. Ma tu vedi una palla che arriva e decidi, vado in rovesciata? No, lo pensi lì al momento, lo pensi, lo fai. Allora, meglio diciamo il merito all'attaccante in questo caso o anche demerito al portiere? Quanta è la percentuale? Non ho visto il portiere come l'ha piazzato, sinceramente, io mi prendo i miei meriti, poi non so il portiere se era fuori o dentro, quello non l'ho visto. La palla è entrata, sono contento. E tre punti sono per voi, Domenico? Per lui, sì. Sì, infatti. Ci servivano per muovere la classifica. Loro erano dietro un punto, potevano scavalcarci o tenerci lì, siamo andati via di tre punti, e meglio così. Direttore, le faccio una delle domande che Bobo credo ha fatto a Nichetti. Il Mariano tornerà sul mercato col primo di dicembre? Ma l'intenzione è quella di tenere la rosa com'è. Abbiamo un problema, inutile nasconderlo, davanti con Sulis, e in settimana parleremo col ragazzo e vedremo come, se tenerlo oppure faremo una chiacchierata amichevole con lui e decideremo sul futuro. Sulla risposta del ragazzo ci muoveremo, ecco. Se va via una punta prenderemo un'altra punta. Questo è quello che farà il Mariano con il mercato. Sì, con il mercato. Allora, io direi
a Stefano se ci può raccontare, intanto che vanno le immagini, quello che è successo ad Ellor fra Dellise Valle Camonica. Poco, perché è terminata 0-0, quindi è successo... Senza reti né emozioni, al contrario di quelle di prima. Cioè, le squadre hanno più che altro badato alla fase difensiva che a quella offensiva. Ecco, il pari va un po' meglio agli ospiti, dopo due capo consecutive, almeno un punticino lo portano a casa. E ieri, ecco, la notta bella della giornata dopo uno 0-0 del genere, e che è stato premiato nell'intervallo Ovidio Gorlani, 76 la sua classe, magari Ciccio lo conosce. Dopo 8 anni e mezzo e 207 gare, 63 gol, sta per lasciare la squadra di casa. La partita, voi la vedete, qualcosa di buono ha fatto per il Valle Camonica Gazzoli, 6 e mezzo tirato alla Dellese per Paghera, Silvestri e Manenti. Tutto qui, Dellese, Valle Camonica. Siamo attualmente 100 campi per la concessione delle immagini e delle interviste che adesso andiamo a proporvi. Avete beccato l'unico 0-0 di tutto il girone. Allora partiamo con Giuseppe Di Innocenzi, mister della Dellese. Mister Di Innocenzi, un pareggio 0-0 per la Dellese in questa gara che, dalla quale forse si aspettava qualcosa in più dal punto di vista del risultato ma anche del gioco, direi. No, diciamo, ecco, un primo tempo dove abbiamo avuto sicuramente delle difficoltà, però è stata una partita molto, molto tattica, bloccata, dove tutte e due non abbiamo avuto mai possibilità di far gol. Insomma, secondo tempo mi sembra che la squadra sia messa nella metà campo avversaria, anche se il gioco prodotto non ha portato a poche conclusioni, però ho visto un secondo tempo sicuramente migliore. Il problema della Dellese è quello che dobbiamo concretizzare di più, dobbiamo avere più occasioni davanti alla porta, e questo purtroppo in questo momento ci sta mancando. La classifica resta deficitaria, però molto corta, può succedere di tutto da gennaio in poi, di fatto inizierà un nuovo campionato. Lo inizierete con una squadra con un volto nuovo, con nuovi acquisti, oppure va bene così? Ma no, di certo adesso c'è l'arrivo di Burzio, quindi questo è certo. Adesso cerchiamo un attimino di valutare in queste tre partite tutta la rosa per poi fare delle valutazioni. Sarà interessante vedere che cosa succederà dal 1° di dicembre un po' ovunque, tra Eccellenza e Serie D. Andiamo a vedere cosa è successo invece nel girone A di Eccellenza. Questa era la scheda, la vediamo dopo, quella compilata dal mister Abbiati. Girone A di Eccellenza, girone della Prosesto, lì hanno vinto praticamente tutte, Prosesto, Sestese, Sommese, Inverune e Marnate, quelle che occupano i posti più interessanti. La Sommese ha vinto 4-0 sul campo dell'Ardo Orlazzate, 2-1 fra Cairate e Vergiatese e fra Garlasco e Bustese, ha vinto 3-0 l'Inveruno con la sua Ardese, ha vinto l'Atletico CVS sul campo del Magenta 1-0 con lo stesso risultato. In casa hanno vinto Marnate e Prosesto rispettivamente con Corbette e Gavirate, ha vinto la Sestese sul campo del Roncalli 3-1 e il Vigevano su quello della Solbiatese 1-0, Prosesto che quindi resta in testa con 35 punti, Sestese 32, Sommese 28, Inveruno 26, Marnate 24, e poi la zona fuori dei playoff con l'Atletico 23, la Vigevano 21, Magenta e Roncalli 19, Suardesa 18, Vergiatese e Garlasco 17, Solbiatese a 15, Corbetta 14, Carate 12, Gavirate 10, Ardo Orlazzate 9, chiude la Bustese con 8 punti. C'era un messaggio anche su questo girone, io adesso lo recupero, ci si lamentava soprattutto dal rendimento di Solbiatese, eccolo qua, Solbiatese e Vergiatese, le grandi malate, ed ad entrambe servono rinforzi, vedremo appunto cosa succede. Noi andiamo a vedere come è andata la schedina di mister Abbiati, mister che era qui con noi venerdì, lo dico senza nessun problema, l'abbiamo invitato pensando che fosse senza panchina, invece mister Abbiati una panchina ce l'ha, perché nonostante la bella esperienza sulla panchina della Trevigliese ha deciso di allenare in prima categoria Dagnadello, la Dellese, sta andando anche abbastanza bene. Non è andata benissimo la sua schedina perché ha beccato il risultato dell'Inveruno e quello della Grumellese col Mariano, non so, magari ha quadrato bene o male, non lo sappiamo, ma ha sbagliato quello del Valle d'Aosta, del Mappello, della Colognese, vabbè, quella è Serie D, e quello del Chiari, quella ruota travagliato, che invece è andata a vincere sul campo del Chiari, prima sconfitta casalinga, oltre che arrabbiatura per il mister Oldoni. Allora io saluto i nostri ospiti, li ringrazio per essere qui, buon in bocca al lupo per il proseguo del campionato a Bernardi e a Guerrisi. Saluto Daniele, Stefano, Bob e Giulio in collegamento, e vi ricordo venerdì anteprima parliamo di calcio, lunedì prossimo parliamo di calcio e poi Video Star Sport, canale 630 con le nostre partite e tutto il resto. Arrivederci. Oggi va tutto.